Siamo contenti di questo exploit del nostro spettacolo, uno spettacolo targato Agrigento in tutto e per tutto, che si sta facendo apprezzare fuori confine. Abbiamo avuto un grande successo a Roma, al Teatro Quirino, adesso la risposta di Palermo è veramente fantastica e quindi è uno spettacolo che ci dà la possibilità di guardare avanti con grande ottimismo e grande speranza. E siamo veramente contenti di tutto quello che sta accadendo e siamo soprattutto impazienti di arrivare al Teatro Pirandello, dove si chiuderà questa prima fase dello spettacolo. Da Michele Guardì agli altri agrigentini come Gaetana Ronica, Marcella Lattuca, oltre a un cast veramente d'eccezione capitanato da Gianluca Guidi, Giuseppe Manfridi, Caterina Milicchio, Roberto Iannone che è il commissario Tandoi, una compagnia veramente fantastica dove si respira un clima di cordialità, di amicizia veramente forte che chiaramente cementa una situazione e i risultati si stanno vedendo e sono veramente magnifici. E questa nostra prima coproduzione, perché lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Teatro Pirandello insieme alla mia società, la Virgini, diciamo che sicuramente è beneaugurale per tutto quello che verrà in futuro, visto che tra l'altro, come ormai si sa, siamo teatro di produzione a livello nazionale. Quindi ci vediamo ad Agrigento 11, 12 e 13 di novembre, cioè la serata dell'11 che è stata aggiunta per dare la possibilità di esaudire le numerose richieste che ci sono per questo spettacolo. Grazie.